Cari amici di androidblog.it, ciao a tutti dal vostro Alessandro. Torniamo a bomba sul dispositivo del momento, Google Asus Nexus 7. Cosa vediamo oggi? Molto rapidamente, hardware tour. So che le specifiche più o meno le conosciamo già tutte, però è sempre meglio ricordarle. Tanto sarò velocissimo e concisissimo. Dunque, partiamo dal display. Diagonale da 7 pollici, e quello lo sappiamo. Risoluzione 1280x800 HD, 216 ppi. Il display è di tipo IPS, con il Gorilla Glass davanti a proteggerlo dagli urti e dai graffi. Fotocamera solo frontale 1,2 megapixel. Peso, devo dire, per il dispositivo che è veramente contenuto, 340 grammi. Quello che abbiamo noi in test è la versione da 16 giga di memoria interna senza micro USB, quindi non espandibile. C'è anche una versione da 8 giga, 1 giga di RAM. Il processore ormai lo conosciamo tutti quanti, è il famosissimo Tegra 3 quad core. Le dimensioni, scusate, mi stavo dimenticando, ho detto il peso, 340 grammi, mi sono sfuggito un attimo le dimensioni. Le dimensioni sono, dunque, 198,5 di lunghezza per 120 di larghezza per 10,45 di profondità. Non sono assolutamente eccessive, devo dire, molto 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 contenute. Rispetto al Galaxy Tab 2, se non ricordo male, ce l'ho appoggiato velocemente, è leggermente più lungo ma un pelino più stretto. Connessione solo WiFi e Bluetooth, girano voci che a breve arriverà anche una versione 3G, staremo a vedere. Batteria 4325 mAh, viene dichiarato da Asus o Google, che dir si voglia, 9 ore di riproduzione video in HD, ve lo farò sapere, o 10 ore di navigazione internet, addirittura 300 ore in modalità standby. Staremo a vedere se effettivamente è così oppure no. All'interno cosa abbiamo? Oltre al chip quad core abbiamo il chip NFC, Near Field Communication, quindi direi che è un'anteprima assoluta nei tablet. È il primo tablet che utilizza questo tipo di tecnologia, che a me sta molto a cuore, perché ho due dispositivi Nexus in casa, un Galaxy Nexus e un Nexus S, e devo dire che è veramente molto comoda. In più ho tappezzato la casa di NFC, quindi chip NFC, quindi li sfrutto al pieno. Andiamo avanti, ovviamente dotazione completa, quindi GPS, magnetometro, giroscopio, accelerometro e via discorrendo. Vediamo velocemente il tablet, del display l'abbiamo parlato. Dunque, lato sinistro, come vedete, pulito, se non per i 4 pin, spero che si riescano a vedere, forse così sì, perfetto, i 4 pin di connessione per la docking station. Sono praticamente, ce l'ho qua sotto mano, sono gli stessi pin del Galaxy Nexus, vedete, il Galaxy Nexus ne ha 3, il Nexus S ne ha 4. Non so per quale motivo, anche perché non ho mai visto niente che li utilizzi, comunque è così. Dietro materiale gommoso, ovviamente non si può aprire, ma è così. Qua sotto abbiamo, spero che si veda, il taglio perfetto con l'altoparlante, porta di ingresso micro USB per la ricarica e per la connessione al PC. Ripeto, penso che anche qua sia praticamente il primo tablet in questo genere che utilizza questo, che è uno standard europeo per la ricarica. È una cosa a cui tengo, perché se tutti quanti utilizzassero questo tipo di connessione, in casa basterebbe avere un caricabatterie o al massimo due, non due cassetti, se non tre, come ho io sotto il televisore, che sono solo il caricabatterie di diversi dispositivi, ma lasciamo perdere. Jack delle cuffie da 3,5, molto bello, mi piace un sacco perché non è dritto, è tagliato storto, spero, non so se si riesce a vedere, vabbè, è una cazzata, lo so, però chiedo scusa per la parola, però mi piace un sacco. Qua abbiamo sul lato sinistro, messo in posizione laterale verso il basso, molto, in una posizione molto bella, perché frontalmente praticamente non si vede nulla. Abbiamo il bilanciere del volume e il tasto accensione e spegnimento, uscito dallo standby. Frontalmente qua abbiamo, dicevamo, la fotocamera, non si vedono, ma non si vede, ma sotto c'è il sensore di luminosità, e non si vede, ma sempre
qua, eccolo qua, non so se riesco a farvelo vedere perché è un casino. Ok, sì, forse ci siamo. Qui c'è il microfono. Boh, direi che quello che è l'hardware del dispositivo l'abbiamo più o meno visto tutto. Quindi, come al solito, rimanete con noi. Prossimo appuntamento, Software Tour. Ciao a tutti dal vostro Alessandro.